Eccoci. Ragazzi, ciao Matteo! Ragazzi, Ciao Edoardo. vi presento Matteo, allevatore di Gloucester, giusto? Sì, Perfetto, ci giusto. conosciamo da tantissimi anni io e Matteo. Sì. Allevatore di Gloucester, alleva in cantina come me a luce artificiale. Matteo, a te la parola. Presentati, fai quello che Buongiorno. vuoi. Buongiorno Omar, buongiorno a tutti. Come già detto da Ah, Omar, ho scusa. sentito. Interruzione, Prego. perdonami, pausa. Ti chiedo l'autorizzazione a pubblicare il Ovviamente. video sui social. Autorizzato, è Vai, tranquillo. scusa l'interruzione. Ci mancherebbe. No, come dicevo, ho la passione dei Gloucester. Prima io avevo, allora, la passione degli uccellini ce l'ho avuta già da bambino, quando andavo alle elementari. Come un po' Mio tutti. papà allevava qualcosa, poi abitavo in un condominio con un giardino enorme e allora c'era la fortuna che c'erano ancora cardellini, verdoni, springuera, quindi Adesso li trovavo, specialmente dopo i temporali, li trovavi giù dai nidi, i primi pulli, e allora li vero. tiravi anche sulla mano. Non andavo a rubarli dai nidi, ci tengo a precisare questo. Facciamo una giusta precisazione, Era bello, bravissimo. e poi mi piaceva osservarli. D'inverno arrivava anche il regolo, che era piccolissimo, ma anche abbastanza domestico, quindi ti avvicinavi anche ai 2 metri e stavi tranquillo. E da lì è nata la passione, quelli da Bravo. canarini. Poi ovviamente quando c'hai 15, 16, 20 anni un po' la lasci Lascia andare, andare e poi ancora. quando uno si sposa la riprende. No, non è che si sposa, quando ero stato con mia moglie, parlando con lei, mi ha detto, ma magari riprendo, gli ho detto che mi piaceva questa passione, e lei al mio compleanno cosa mi ha regalato? Una coppia di canari, di colore. E da lì ho ripreso, e poi sempre lei mi fa, ma che bello, aveva visto i Gloucester in giro, ma che belli, belli rotondi, paffuti, insomma, E gli sono piaciuto, simpatici. è giusto allevare, E alla da fine è lì. giusto allevare quello che uno piace. E Poi a me quindi piace pezzati, io, ma a me sono sempre piaciuti i canarini pezzati, i che ridendo pezzati. dimostra così non valgono nulla, no? Tu mi Esatto. insegni, però a me sono sempre piaciuti i pezzati, e il Gloucester appunto avendo dentro le Esatto, pezzature è una sì, pezza. fondamentalmente è un pezzato perché alla fine rispecchia le caratteristiche di un pezzato, però è a tutti gli effetti una razza pura. Molto, molto famosa, molto, molto ricercata. E quindi come si è evoluta la cosa nel tempo? E si è voluta che da 2 coppie, a parte prima levavo sul terrazzo, come tu ben Come sai, facevo io? solo che appunto d'inverno il problema qual era? Che era mattina alzandoti alle 6 per andare a lavoro, comunque così era buio, tornavi che era buio e il tempo, cioè Era sì, mia moglie ogni tanto ci pensava lei, però chiaro, poi d'estate chiaro. non era tanto il freddo perché, come anche tu hai spiegato in Sì, tantissimi no, non è il video. freddo perché il canarino sta fuori freddo. A me quando ce li avevo sul balcone mi era capitato che la voliera per un colpa di un vento, boom, è andato a finire Era contro la sbloccata ringhiera, dentro. un disastro. Non è, è una cosa, fin quando hai una o due coppie, vabbè, È però poi diventa gestibile. un pochino ingestibile, soprattutto noi che viviamo al nord. Poi insomma, io qua faccio anche parecchio la E temperatura. quindi deciso, cantina. Ho liberato la cantina, è tutta un'altra cosa, insomma. Anche poi d'estate, adesso sai che il clima cambia, arrivano tipo sempre quei temporali, sembrano monsoni, aria giù. Temporanei allagava i cassetti delle gabbie, per cui un disastro. E allora facciamo una cantina, batteria di gabbie come la tua. Non mi vergogno a dirlo e ti ringrazio, io ho preso tantissimi spunti da te, lo sai bene. Ma perché vergognarsi? Anzi, mi fa No, piacere. dalla batteria, l'impianto di acqua, sai che ho fatto anch'io come tuo, Ah. all'alimentazione, che sono poi, grazie a te, anch'io sono passato a luce pulite, senza Ricordo, far pubblicità se né non niente. ricordo male, a differenza mia, la tua cantina non ha la finestra. Ok, No, non ha. quindi tu cosa in questo caso, giusto perché anche magari chi si trova a Certo. dover avere una situazione del genere, che cosa hai fatto che è di fondamentale importanza? Io appunto anche sul tuo consiglio ho praticato un'apertura nel muro sopra la porta, Perfetto. poi ho messo una zanzariera a prova stagna in modo che comunque insetti o cose così non entra nulla e riesco a avere un'ottima reazione. Ecco, ho comunque anch'io l'igrometro che mi misura la temperatura e l'umidità. D'estate io ho un po' di problemi di umidità e vado a sopperirli con il Perfetto. deumidificatore, Ok, 134 perfetto. ore al giorno mi mantiene la temperatura sui 65-70, cioè temperatura, scusa, l'umidità, Dico perché sennò a volte senza quello arriverebbe anche oltre gli 80 No, e comunque mantiene ricordiamo che la comunque. temperatura è
oltre, scusami, l'umidità, oltre alla temperatura, che è un fattore meno incisivo, ma l'umidità è una cosa veramente fondamentale. Non deve mai, e dico mai, andare oltre i 75. Oltre quei valori lì di percentuale, iniziamo a creare veramente dei problemi. Più Problemi proprio bassa per la è. salute anche No, ma medici. sì, umidità altissima, soprattutto durante le cove, potrebbe essere una cosa letale, perché sappiamo che è una proliferazione di parassiti allucinante. Quindi dovete tenere l'umidità sempre più bassa possibile. Sempre il valore giusto è sotto il 70%. Intorno all'ideale è tra il 50 e il 65, ecco, 65. quello lì. Poi, se è ancora più bassa, non succede nulla, anzi, No, meglio così, anzi, sarebbe meglio così, meglio. meglio così. Quindi, Gloucester, coppie quante? Quest'anno 10. Sei già partito? Non sono ancora nate, ho qualcuna coppia in cova. Ok. E ne ho una invece che c'è la femmina che fa nido un po' a rate, la sta facendo, si vede che non è ancora Non è molto finito. convinta. No, però insomma, hanno quasi tutte, tranne due che non hanno ancora deposto, le altre sono in coma. Perfetto. Niente, Ancora. hai qualcosa in particolare che vuoi chiedermi o vuoi discuterne? Qualcosa che magari ti attanaglia nella testa, non lo so, qualcosa. Però certo, anche perché poi avendo la fortuna pure di avere anche il tuo contatto WhatsApp, Ci ci sentiamo sai sempre. sempre, qualsiasi dubbio viene Ma risolto subito. no, ma volevo dire, magari se qualcuno è scettico nell'allevare in cantina, io potrei dire che invece per me è stata un'ottima soluzione, per i motivi che abbiamo parlato prima, il freddo, le ore di luce, i temporali estivi, perché poi mi facevano volare via, non dico le gabbie, ma comunque tutte queste cose qua, io mi trovo benissimo. Quanti Sono anni è che contento. ormai allevi in cantina? Più di 4, forse Com 5. come me, più praticamente. Ho iniziato forse un anno dopo di te, ma saranno Come quasi me. Io 10 nel anni ormai. 2015, tu avrai iniziato il 2016. Sì, è da Vabbè, pochissimo. sono bellissime testimonianze che aiutano chiunque è scettico nel fatto della cantina, del garage o quello che sia di un Molta locale gente con chiuso. un alleva in garage, Esatto, infatti. che sia un locale chiuso, non spaventatevi, non tiratevi indietro, perché comunque sì, è vero che il canarino ha bisogno della luce del sole, ma se voi mettete i canarini nelle condizioni ottimali, cioè con un impianto di illuminazione specifico ad uso ornitologico, che Certo. lo spettro che emana uno spettro solare, non ci sono problemi. Poi No, anzi. la testimonianza la do sempre io, la stai dando tu, la stanno dando anche tante altre persone. I canarini sono qua, sono tutti da vedere. Allora, infatti, E non la c'è. No, salute diciamo che non ne risente, anzi, anzi, vero? secondo me, allevandoli in un locale chiuso, riesci a mantenere un livello, tra virgolette, climatico per tutto l'anno All'anno. abbastanza omogeneo, a differenza Oh, del anche fuori. perché Cioè, noi fuori qui passiamo dall'inverno da meno 4, meno 5 all'estate, che quando c'è magari umidità d'estate fuori si sentono i 36-37 gradi. Capisci che sono degli sbalzi termici poi io veramente figurati, il assurdi. mio terrazzo era esposto al sole dalle 10 del mattino, forse anche 9, fino a che non tramontava. Quindi d'estate. Avevo anche il telo oscurante, ovviamente l'ombrellone apposta, però comunque li vedevo ogni tanto quando andavo fuori, li vedevi col becco aperto perché avevo caldo, per cui Siamo noi che figurati. quando d'estate apriamo la finestra boccheggiamo, mi immagino Infatti. loro con addosso le piume. No, Capito? tutt'altra Comunque, cosa proprio. Matteo, di dove sei? Così almeno lo diciamo a tutti. Ah, beh, io abito a Vanzago, provincia di Milano, nella zona di Rovice, perché magari Vanzago la gente non lo Zona di conosce. Rho. È famoso perché c'è una grande oasi WWF, Vanzago, se qualcuno vuole andare a visitarla, è molto bella anche. Perfetto. Allora, ascoltami, siccome hai fatto un video in casa, perché ovviamente magari in cantina non hai internet, Non c'è campo, ma neanche il telefono normale prende. nessun problema. Ti chiedo soltanto, se vuoi, terminata questa videochiamata, se hai o delle foto o un piccolissimo video del tuo allevamento che mi vuoi mandare, Sì, come io no, lo guarda. allego a questa registrazione, così dopo chi
appunto vuole, ha anche il modo di vedere com'è sistemato il tuo allevamento, ma non tanto magari i soggetti, ma magari l'allevamento. Poi se vuoi fare anche qualche video o foto ai tuoi soggetti, che sicuramente già hai, mandameli pure. Va Poi ti bene, ripeto, allora. se vuoi comunicare o il tuo numero di telefono, la tua email, perché magari qualcuno un domani dice: ah, caspita, guarda, è qua vicino a me, Alleva Gloster, lo contatto, magari mi serve qualcosa, sei libero di comunicarlo o di non comunicarlo, a te la scelta. Ho anche una pagina Facebook, Perfetto, di tutto quello che vuoi per essere eventualmente contattato. pagina Facebook che si chiama I Closer di Matteo, dove pubblico su video aggiornamenti, magari anche ogni tanto pastoni che fa, come fai te, che ti inventi ogni tanto, no? Con bastonate varie, queste, ecco, molto utile l'estrattore, L'estrattore l'estrattore di di frutta e frutto, verdura è comodissimo perché ecco, infatti. appunto noi che utilizziamo Unifeed o anche il couscous, a volte magari si mette a bagno nell'acqua. Invece si può utilizzare invece dell'acqua l'estratto Direttamente. magari di una Bravo. mela, di un'arancia o quant'altro. Anche se, come tu ben sai, io già dall'anno scorso ho iniziato a somministrare tutto Tutto secco. secco, Non certo. do più nulla di inumidito nell'acqua. L'unica cosa umida che vado a somministrare è la polentina. È l'unica cosa umida che è a base di latte di soia. Per il resto, dall'anno scorso mi sono trovato con. Io parlo nel periodo cove, attenzione, evitando l'umido si va a evitare qualsiasi eventuale problematica batteriologica. Perché l'acqua è veramente l'acqua stagnante, che sia solo acqua o che sia in un alimento, in un mangiare, provoca questi problemi. Quindi ho deciso di dare tutto secco e ti devo dire la verità che mi trovo benissimo. All'infuori del periodo cove utilizzo molto l'estrattore, come ti ho detto, invece di inumidire in acqua, L'acqua inumidisco in un succo direttamente, di mela, di zucchina, qualsiasi cosa. quello che faccio anch'io, è anche più comodo. Sì, comodissimo, veramente. Ogni tanto gliele do, vedo, zucchina tagliata, gliela do così a volte, invece faccio le Bravo, vegetali. bravo, bravo. Qualcosa così. Stavamo dicendo, allora, pagina Facebook l'hai detta. Quindi, se vuoi dare il numero di telefono o la tua mail. Lo trovo in mente, no, beh, sì, la mail è tovoso74@hotmail.it. Forse è meglio il telefono. Il telefono è 392 133 78 13, Ok, Matteo, allevatore di Gloster, Pezzati, Gloster. se vogliamo dire, Ah, anche se non si dice, però fondamentalmente i Gloster quasi tutti sono Pezzati. E niente, Matteo. livello amatoriale, perché non ho ancora fatto il mondo, vorrei magari cominciare più che altro per vedere. Le molte sono utili non tanto per prendere, ovviamente se uno prende il premio è ben contento, però Diciamo per che questa, capire. diciamo che l'anno che è passato ti è servito da carburazione. No, servono giustamente, come anche tu hai sempre spiegato, per capire dove uno deve migliorare, cosa può invece tenere e comunque confrontarsi con allevatori, sia di Bravissimo, carne. bravissimo. Allora io Importante questo. reputo, come sempre ho detto, le mostre un'occasione per vederci, poterci Certo. incontrare, scambiare quattro chiacchiere e quant'altro. E altra cosa, appunto, anche se uno ha uno o due canarini da portare in mostra, li porta, lì ha modo di confrontarsi, di vedere, di dire: guarda che cavoli. Magari uno, che ne sa, scopre di avere un canarino da 93 punti e Infatti, vince quella senza piccola neanche mostra, saperlo poi, senza neanche saperlo. oppure Mai lo porti, mai potrai saperlo. Poi magari quel e poi canarino. comunque ti serve per migliorarti, Bravo, perché se è un poi. canarino da 88 tu dici vabbè, ok, è un canarino che non vale niente, dov'è che devo migliorare? Qui, là, Bravo, insomma. sai che con quei canarini che hanno preso pochi punti dovrai lavorarci di meno rispetto ad altri che magari avendo preso un pochino di più di punti continuerai su quel Quel ceppo, gene, su ecco, quel sulla ceppo caratteristica. e andando avanti. Tutto qua. Quello è Matteo, fondamentale. il tempo sta scadendo. Va bene, Potremmo sì. parlare tantissimo, ma ha fatto Sì. tantissimo piacere. Bene, Che mi hai contattato e hai partecipato all'iniziativa. Un grandissimo abbraccio virtuale, speriamo di vederci
il prima magari possibile. anche, speriamo. Bah, vediamo, appena sta situazione, diciamo che già da domani così diventiamo gialli, però vabbè, Sì, vediamo un però attimino, sempre un po' ancora, bisogna stare ancora un po' tranquilli. ci vuole un po' di tempo ancora per riprendere la routine solita. Io ti ringrazio, Grazie a te, mi ha Omar. fatto tantissimo piacere e ti avviso quando pubblico il video. Sì, tranquillo, ci mancherebbe. Grazie di E tutto. complimenti per l'iniziativa, Omar, poi sai Grazie, mi ha che fatto piacere. veramente È una cosa un pochino diversa, però quantomeno è un modo come un altro per entrare negli allevamenti di tutti quelli però che sono disponibili. diciamo interagisce virtualmente così. Bravo. Ricordati di mandarmi o un po' di foto, un po' di Mando un video, video così con qualche le allego e facciamo una cosa unica. Ciao bello. va bene. Grande Omar, Un ciao. abbraccio. Alla prossima. Ciao Anche a te, ciao, ciao. Ciao. grazie. Ed eccoci nel mio allevamento. Queste sono alcune coppie dei miei Gloster che covano. Sono in cova. Le presento un po'. Queste sta quasi ultimando il nido. E niente. Ho qui la centralina. Sono al programma 3 adesso, non so se si vede, che prevede, questo è lo stesso programma che ha Omar, io ho adottato il suo, poi non so se lui l'ha modificato come l'aveva passato qualche anno fa. Il programma 3 prevede 13 ore 45 di luce. Questa è, allora, ho 14 gradi e 6 con il 44% di umidità. L'unica cosa che ho introdotto quest'anno è questo radiatore a olio, piccolissimo, faccio vedere. Ecco, questa è la mia mano, più che altro perché diciamo per alzare di giusto un paio di gradi la temperatura. Io mediamente ne ho 12, 12 e mezzo in questo periodo. In questo modo vedete la temperatura arriva a 14 e 6. Ma giusto uno sfizio mio, non ho mai avuto problemi negli anni, però è comodo perché una volta che raggiunge la temperatura si spegne. Adesso lui è in funzione, vedete l'interruttore? Però la luce è spenta perché ha raggiunto la temperatura, poi dopo si riaccende, lo faccio andare 2-3 ore al giorno, mi porto la temperatura a 14,5-15 a volte. Impianto ho anch'io a quello d'acqua, automatico. Le piastre, ho fatto tutte io queste, sono piastrelle in PVC. Il prossimo lavoro che vorrei fare è piastrellare, invece questi sono pannelli che mi ha fornito un mio amico di plastica, perché dietro vedete dietro ci sarebbe il muro normale che ho verniciato. Forse stava anche meglio verniciato con questo verdino, diciamo, però adesso il prossimo ho intenzione di piastrellare sia il pavimento che le pareti, per una questione anche di più facilità della pulizia e di igiene. Qui ho, vabbè, la tabella, siccome utilizzo Unifeed. Ho qua invece i colori, come si trasmettono i colori nei Gloster, scaricato da internet. Gli unici semi che do sono questi, il Fonio Paddy. Sono molto ghiotti, li do più o meno una volta a settimana nelle linguette. Questi sono gli Unifeed. Qui c'è già quello per l'allevamento. E sotto ho ancora un po' di quello da preparazione cova, ecco com'è, così. E basta. Quella gialla che vedete è l'acqua per il bagnetto dove metto dentro i sali. E niente, questo è il mio. Qui ho una canarina che si sta facendo il bagnetto con l'impianto automatico. Adesso li metterò il bagnetto. E niente, ho appena finito le pulizie. Di solito le faccio o sabato o domenica, cambiando la carta e le griglie una volta a settimana. E niente, questo è il mio allevamento, spero vi piaccia, è stato un piacere, ringrazio Omar e un saluto a tutti, buona giornata anche dai miei soggetti. Ciao a tutti!